In teoria ci andrebbero tre mollette sotto, però... Boh, ci possiamo accontentare, suppongo. Non so cosa verrà di questo video, però a prescindere, o va bene, non voglio fare mille tentativi inutilmente. Stavo dicendo, però io un quarto, no, una terza molletta ce la metterei anche. No, casca. Oh, forse ce l'abbiamo fatta. Bellissimo. Adesso devo fare una foto di questo momento, perché secondo me fa troppo ridere. Ah, benissimo. No, che palle. Uffi. Mi sa che mi devo far andare bene due mollette. Vabbè, ok, cercherò di andare un po' più dietro magari. Comunque, iniziamo col dire che io non sono una persona troppo social. Io tengo tantissimo alla mia privacy. Infatti non so cosa riuscirò mai a condividere su questo canale, che, cioè, se andate a vedere, sono fiera di questa cosa. Comunque, tipo, il mio primo video l'ho pubblicato 12 anni fa ed era l'entrata dei Bon Jovi al primo concerto che mi sono fatta a Udine. Quindi diciamo che sto praticamente proseguendo una cosa che avevo in mente già anni fa, ovvero immortalarmi in momenti comunque che vanno ricordati. Questo è quello che sta succedendo in questo periodo, nel senso che, ripeto, non sono una persona molto social, però mi sono accorta col tempo che tutti i video, perché io sono abituata a fare sempre un sacco di video, sono sempre stata così, cioè io ho video sul mio computer da qualche parte, anche di quando ho preso la patente, quindi avevo 19 anni, adesso ne ho 27, vado per i 28, e quindi sono sempre abituata a fare questi, sono sempre stata abituata a fare questi video. L'unica cosa, purtroppo, come mi è successa in alcuni video che sono già presenti nel canale, molti video purtroppo col tempo, non si sa per quale strana ragione, vengono persi. Quindi quello che vorrei fare è pubblicarli almeno su YouTube, dato che io comunque veramente ci campo su YouTube perché guardo un sacco di video, e almeno non ho il, diciamo, il, come posso dire, lo scazzo, ok, di andare a prendere l'hard disk, sperare che ci siano ancora i file per andare a ricordare un momento. Ah, guarda, quella volta siamo andati in quel posto X, abbiamo fatto quella cosa Y. Cioè, questa cosa è molto, diciamo, secondo me un po' retro, e quindi vorrei condividere qui i momenti più carini della mia vita, sempre tenendo presente che non sono una persona molto social, quindi potrei condividere come potrei non condividere. È una cosa che faccio per me, non mi sono svegliata in cerca di un secondo lavoro come una vlogger, comunque come una youtuber, anche perché il mio lavoro ce l'ho, è un altro, tecnicamente non ho proprio assolutamente bisogno entrata, di avere una terza entrata, ecco. Quindi nulla, questo. Poi volevo dire che, ripeto, nel caso in cui vedessi che prendo una piega sbagliata, nel senso che ricevo commenti negativi, vedo persone che si fanno troppo fatti miei, o blocco o smetto di condividere. Blocca il Facebook, blocca il WhatsApp, blocca il telefono, blocca Instagram, blocca, 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 blocca. Non lo so, è una cosa che sto facendo molto free, ripeto. E che altro dovrei dire? Ah, ovviamente in questo canale non troverete, io ho molti canali che vedo del genere, cioè nel senso, l'idea di condividere video mi piace tanto, però di prendere una piega come molti canali che conosco, tutti per me sono picci pucci, nel senso che oh mio Dio, vi faccio vedere questo, vi faccio vedere quello, la borsa super mega chic, il mio outfit, oh mio Dio, che carina quella tazzina, tutte cose così, molto Hello Kitty, te lo dico sempre io. Diciamo che questo non sarà proprio il canale per quello, anche perché io penso che, a parte che potevo anche mettermi un vestito più carino, anche una t-shirt più tranquilla, io giro sempre così, con le manette dei gruppi musicali rock e metal, e quindi probabilmente mi vedrete in queste vesti. Ovviamente se inciampate in questo canale, piacere, mi chiamo Maria, per gli amici ricotta stregata, ormai ci ho notato che il mio nickname è praticamente disponibile ovunque, quindi sono ricotta stregata sia su Instagram che su YouTube che su TikTok, manco solo Facebook praticamente. E dovrei andare a ritirare oggi un hard disk perché mi hanno chiesto, io sono a Milano per chi non lo sapesse,
Mi hanno chiesto per salvare dei dati su un hard disk che non mi sta più andando. Da quello che ho capito era troppo saturo e quindi non mi si riesce neanche più ad aprire. E mi hanno chiesto tipo 500 euro, una roba del genere. Secondo me è un obbrobrio, quindi non so se il prezzo è corretto, però secondo me a Milano ci sta. In altre zone, io sono pugliese, 500 euro non te li chiedono. Però spero che vada bene, perché in quell'hard disk ho tutta la mia vita, dal 2009 tipo al 2019, cioè tipo 10 anni di vita, tra l'altro quando ero teenager, che facevo un sacco di cose carine, e non che adesso non le faccia, però diciamo che erano altri tempi. Non sarò qui a Milano per sempre, quindi, cioè, Milano è una delle mie città del cuore. Penso di farci dei video a proposito, perché veramente c'è tanto da dire, e questo argomento, quando vivevo da tutt'altra parte, mi interessava molto. Quindi, avendola vissuta per più di un anno, mi ha fatto maturare delle consapevolezze che, secondo me, a parte che possono essere utili a qualcuno magari che cerca questo tipo di video in vista magari di un trasferimento, però anche per me, perché a breve mi ritrasferirò da tutt'altra parte e quindi so già che mi mancherà tantissimo. Quindi in quei momenti sicuramente mi andrò a rivedere questi video. Aspetta un attimo, addio mollette in questo momento, video che sto registrando dalla mia casa a Milano in affitto. E questo posto, soprattutto, io lo dico sempre nelle mie stories, è il posto più bello di Milano. E quindi niente, comunque chiudo qui. Ah no, vi stavo raccontando questa cosa per un motivo ben preciso, ovvero la cosa, una delle tante cose che mi è piaciuta di Milano è il fatto che, cioè, tu comunque non fai nulla, perché almeno io non faccio nulla di che in questa città, nel senso, lavoro, sto a casa, vado in palestra, esco nel fine settimana, faccio una vita normalissima, però ho sempre l'impressione, comunque la consapevolezza di abitare in una città aperta al mondo, aperta a mille culture diverse, aperta a mille idee diverse, molto stimolante, soprattutto per una persona come me che praticamente non sta mai ferma e vuole sempre migliorare in tutto, comunque studiare sempre, ovviamente le cose che piacciono a me, non qualsiasi cosa. E quindi niente, io andrò in un posto che non ha sicuramente questo modello di vita, però è un mood che mi è piaciuto in quest'anno, che voglio continuare ad avere, perché mi ha portato a raggiungere tante cose belle, a vivere tanti momenti belli, anche meno belli, però formativi, e ci sta. E quindi nulla, praticamente volevo portare questo mood milanese anche dove andrò ad abitare prossimamente. Leggere più come storia questa di YouTube. Cancellerò tutto, comunque bloccherò persone, bloccherò me stessa, non lo so sinceramente. Comunque credo che questo video sia un po' serioso, sia diventato un po' serioso, e quindi taglio. Era giusto per dare un inizio e per dire che pubblicherò delle robe, anche se non penso di pubblicizzarmi più di tanto, perché ripeto, è una cosa che faccio per me, non ho bisogno di un altro lavoro. E quindi nulla, vado a raccogliere la roba dalla lavatrice e vado a prendere questo bonito hard disk, sperando che non mi abbiano fatto nulla. E niente, ci vediamo prossimamente.